Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. FIAIP Veneto, il punto di riferimento per il settore immobiliare. Pestaggi e torture, arrestati a Verona 5 poliziotti, schiaffi e spray al peperoncino durante gli interrogatori, l'inchiesta nata dall'intercettazione di un agente, il giudice, hanno tradito la loro funzione. Maxi operazione antidroga in zona stazione via Piave a Mestre, 27 ordinanze di custodia cautelare per spacciatori da tutto il nord-est, segnalati 1000 clienti, scoperta una raffineria di droga. Carambola tra sei mezzi in autostrada A4, auto capovolta nella carreggiata e automobilista incastrato, 5 persone ferite. Parte dal Veneto la mobilitazione della CGIL contro l'autonomia, a Verona anche il segretario Maurizio Landini che lancia un'idea di un referendum abrogativo. Il disegno di legge Calderoli è un rischio per le condizioni di vita e il lavoro dei cittadini. Raddoppiate le locazioni turistiche in Veneto, gli appartamenti dei privati sono 45.000, record a Venezia, Verona e sul litorale. La regione è contraria al numero minimo di due notti per gli affitti brevi. Si rinnova il rito della transumanza verso gli alpeggi sul Monte Baldo, tra i sentieri anche tanti turisti. Prof e studenti diventano giardinieri, sistemato il parco della scuola, l'iniziativa di un istituto superiore di Abano Terme. TG Veneto News, buonasera e ben ritrovati. Avete sentito i titoli del telegiornale, hanno tradito la divisa, così il GIP nell'ordinanza con cui è disposto la custodia cautelare nei confronti di 5 poliziotti veronesi accusati di violenze e torture nei confronti di persone poste sotto la loro custodia, calci, pugni, ma anche schiaffi ed umiliazioni. Nell'ordinanza sono descritti i comportamenti dei poliziotti, della gente che si vanta con la fidanzata all'uso di spray al peperoncino durante gli interrogatori. Sentiamo il servizio. Torture e anche lesioni aggravate, peculato, omissione di atti d'ufficio, falso ideologico in atto pubblico. Sono le terribili accuse del GIP Livia Magri dopo le indagini della polizia su 5 propri agenti in servizio a Verona. Un gruppo di poliziotti delle volanti che avrebbe utilizzato questi metodi durante le operazioni di controllo del territorio per ben 9 mesi, dal luglio dello scorso anno a marzo 2023. 7 gli episodi contestati, calci, pugni e umiliazioni contro stranieri o senza tetto, persone in stato di fermo costrette a subire la violenza degli agenti. Per 2 indagati il giudice contesta anche l'odio razziale. I soprusi, le vessazioni e le prevaricazioni risultano aver coinvolto in misura pressoché esclusiva, scrive il GIP, soggetti di nazionalità straniera senza fissa dimora, ovvero affetti da gravi dipendenze da alcol o stupefacenti, dunque soggetti particolarmente deboli. In un caso, un agente sferrò uno schiaffo al volto di uno dei fermati, così vigoroso da fargli perdere i sensi per alcuni minuti. Poi, oltre alle botte e agli insulti razzisti e xenofobi, gli agenti infierivano utilizzando anche lo spray al peperoncino. Uno degli arrestati, intercettato, se ne vantava con la fidanzata ridendo, fino all'umiliazione più profonda, come l'uomo costretto a urinare nella stanza dei fermati e poi usato come straccio per pulire in terra. Questi i fatti messi in rilievo dall'indagine, una vera e propria arancia meccanica dentro la questura. Un ispettore e 4 agenti, dopo 7 mesi di indagine, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Erano stati rimossi dai loro incarichi a scopo precauzionale e contestualmente sono stati allontanati dai propri uffici altri 10 agenti perché c'è il sospetto che sapessero del comportamento attuato dai colleghi e abbiano taciuto. Una telecamera nascosta nella sala degli interrogatori ha rivelato cosa accadeva lì dentro. Il magistrato ha sottolineato nella sua ordinanza l'efficacia delle indagini della polizia al suo interno per eliminare quelle che, se venissero confermate le ipotesi investigative, sarebbero vere e proprie mele marce al suo interno. E sul caso allora sentiamo le prime dichiarazioni anche del capo della questura, Roberto Masucci. Una vicenda, almeno qui sul territorio, senza precedenti. Sì, una vicenda senza precedenti, di cui mi prendo in pieno la responsabilità da poliziotto e da profondo amante di questo lavoro e di questo uniforme. È una giornata triste che vede coinvolti 5 poliziotti in un'indagine che è durata 8 mesi,
durante i quali sono stati accertati 7 episodi che sono stati ritenuti dall'autorità giudiziaria meritevoli di approfondimenti investigativi e successivamente di provvedimenti cautelari come quelli che sono stati eseguiti oggi. Anche una telecamera nella stanza degli interrogatori che ha documentato quello che è successo. Sì, sono state fatte indagini tecniche su tutta l'area interessata che sono servite a far sedimentare nel tempo tutti gli elementi probatori necessari all'autorità giudiziaria per strutturare e incardinare un percorso processuale di cui poi vedremo gli sviluppi. Reati ipotizzati da luglio a marzo, indagine lunga 7 mesi, non si poteva arrivare prima alla rimozione di queste persone per evitare magari alcuni di questi 7 episodi che non si verificassero? Guardi, le indagini vengono svolte sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Il concetto delle indagini preliminari è quello di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per acquisire elementi probatori sufficienti a sostenere un'accusa in giudizio, e questo è il principio che ha ispirato questi 7 mesi e oltre di indagini. Per qualcuno anche l'accusa di xenofobia? Ma ci sono delle espressioni che vengono valutate, però in molti passaggi lo stesso GIP esclude l'aggravante razziale, quindi diciamo che non è un aspetto questo che è particolarmente pregnante nelle accuse che vengono mosse. 5 gli arresti domiciliari, però altri una decina circa di indagati ancora. No, per ora abbiamo 5 sottoposti agli arresti domiciliari, poi ci sono delle posizioni che sono in valutazione per chi non ha agito ma era presente e quindi potenzialmente pubblico ufficiale testimone con tutto quello che ne consegue, però su questo dobbiamo aspettare le determinazioni. Uno spregio totale della divisa che si porta addosso se confermate le accuse. Guardi, però dobbiamo ragionare in questo modo: i poliziotti non sono al di sopra della legge ma non sono neanche al di sotto della legge, quindi bisogna attendere la verità processuale e poi all'esito di questo potremo trarre le conclusioni. Certamente la Polizia di Stato trarrà le conclusioni dei provvedimenti da adottare nei confronti di chi avrà assunto responsabilità confermate in sede processuale. Quanto fa male scoprire all'interno della propria realtà cose di questo genere? Beh, è una cosa dolorosa, come è stato doloroso per i poliziotti fare indagini su altri poliziotti, però il nostro dovere, il nostro mestiere è il giuramento che noi abbiamo fatto quando ci siamo arruolati, quello di essere fedeli alla Repubblica e rispettare le leggi. Questo abbiamo fatto. Come garantire un mai più per episodi di questo genere? Questi fatti debbono servire anche al mai più. Bisogna lavorare come noi facciamo. Noi ci ripetiamo ogni mattina nelle riunioni l'esigenza che l'azione della polizia sul territorio sia ispirata a criteri di professionalità, cortesia e rigore. Questo significa rispetto delle leggi ma soprattutto rispetto delle persone. Perché come mi disse un poliziotto che ha perso la vita in un conflitto a fuoco, dopo che gli abbiamo messo le manette sono tutte persone. Questo valore ce lo dobbiamo ricordare. A Mestre ora per una maxi operazione antidroga in due zone particolarmente sensibili, quella della stazione e via Piave. Il blitz che ha portato a 27 ordinanze di custodia cautelare per spacciatori residenti un po' in tutto il nord-est, ma non solo, segnalati anche 1000 clienti e scoperta una raffineria di droga. Un duro colpo al traffico e spaccio di droga, 27 arresti a nord-est, 3 kg di stupefacente sotto sequestro, punto focale il quartiere Piave a Mestre e la vicina Marghera, croce via Veneto dello spaccio. Il blitz è scattato all'alba di lunedì tra le province di Venezia, Treviso, Padova, Belluno e poi Pordenone e Udine. In 11 sono finiti direttamente in carcere, 5 ai domiciliari, per 11 è scattato il divieto di dimora nel veneziano. Io sono contenta. Via Piave e Marghera, sempre lo stesso, l'incrocio tossico. Da qui sono partite le indagini, avviate dall'arresto di un 42enne tunisino notato nel sottopasso della stazione di Mestre e poi arrestato a mira con addosso 300 grammi di eroina. Era il 2018, l'anno in cui, nel solo veneziano, si è raccontata una quarantina di morti dovute all'eroina gialla più potente della classica, stupefacente che si era diffuso attraverso lo spaccio gestito da organizzazioni nigeriane. L'altro importante tassello arriva nel 2019, quando si scopre un vero e proprio laboratorio, una raffineria di droga, dove lo stupefacente veniva tagliato e preparato in dosi pronte alla vendita. Una vendita fiorente. I carabinieri hanno documentato 1200 episodi di spaccio, 1000 i segnalati all'autorità prefettizia. In via Piave tutto il Triveneto arrivava per acquistare eroina e marijuana. I residenti lo sanno bene.
Ma di pomeriggio qua è pieno. Qua è pieno di pomeriggio. Da che ora del pomeriggio? Dalle 3:30 alle 6 è pieno qua. Là, dietro la chiesa. Perché che c'è? Un po' di branchi è pomeriggio. Cominciano già verso mezzogiorno, ma fino a sera. Un triangolo. Però quello che ha la droga sta fermo. Lui, io, l'altro dice, io sono da sta parte, io sono dall'altra. Chi si muove? No, vengo io di là. E ora ti vedi che comincia pian pian. Non un punto d'arrivo, spiega il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, Nicola Conforti, ma un segnale che la strada intrapresa è quella corretta. Il prefetto Michele Di Bari parla di una tappa significativa, ma certo di un percorso ancora lungo. Quando sono arrivata io, 40 anni fa, lo chiamavano il salotto di Mestre. E ci hanno lasciati andare così. Noi non siamo più niente. Comandano loro. Questo non deve più esistere, basta. Via tutti, spacciatori e anche tossici, via tutti. Lo skyline delle Piccole Dolomiti nel gruppo del Carrega è reversibilmente cambiato. A segnalarlo è stato il tantam sui social. La coppia di rocce verticali era una delle immagini iconiche, vedete, caratterizzavano da sempre le montagne del Vicentino nell'area di Recoaro. La notizia è stata condivisa anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Ciao Omo, nel Monte Plisce la donna è rimasta sola, il sentiero 113, la salita dalla Gazza, perdono una delle due guglie, la più possente, immagine classica ed emblematica del gruppo del Carrega, scrive, un crollo che fa pensare la frana, probabilmente a causa del recente maltempo. A Castagnaro, ora nel Veronese, finisce nel sangue il diverbio tra un pensionato e un giovane cinese, la lite tra l'altro per futili motivi. A 10 giorni di distanza da un episodio di sangue con un accoltellamento tra stranieri nei pressi della stazione di Castagnaro, ancora un ferito con l'arma bianca nel paese della Bassa. Un 65enne del luogo è ricoverato all'ospedale di Legnago per le ferite riportate nel diverbio avuto con un vicino di casa, un 26enne di origine cinese. Il giovane, dopo essersi lamentato per il cane che abbaiava, ha scavalcato la recinzione e con un coltellino tascabile ha ferito il vicino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Legnago in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'aggressore, che aveva tentato la fuga, è stato raggiunto dai carabinieri che ne avevano seguito le tracce anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Nei confronti del 26enne di origine cinese non è scattato l'arresto, ma è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada 4 tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un incidente stradale tra 6 auto e un mezzo medio pesante. 5 i feriti, i pompieri arrivati dall'Onigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 rovesciata il passeggero rimasto incastrato. Tutte le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del SUEM, accorsi con più ambulanze. 5 le persone portate in pronto soccorso. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Rallentamenti al traffico veicolare canalizzato su una corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco terminate attorno alle 10 di questa mattina. E parte dal Veneto la mobilitazione della CGIL contro l'autonomia. A Verona anche il segretario Maurizio Landini che lancia un'idea di un referendum abrogativo. Il disegno di legge Calderoli è un rischio per le condizioni di vita e il lavoro dei cittadini. Le sue parole. No a secessioni mascherate. Il combinato disposto con la riforma del presidenzialismo mina gli equilibri della Costituzione. La CGIL ha scelto Verona per manifestare tutta la propria contrarietà ai programmi del governo. In fiera ha raccolto i delegati di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, le 3 regioni che 5 anni fa hanno chiesto più deleghe come previsto dalla Costituzione. Quello che si sta chiedendo adesso è di fare una secessione, di fare tante piccole patrie. E io trovo che sia una follia in un momento in cui è di fronte al mondo intero quello che sta succedendo. C'è una guerra in corso che sta ridefinendo gli equilibri geopolitici nel mondo. C'è una crisi climatica che determina la necessità di scelte. Raccontare che ognuno si può salvare nel suo piccolo comune, nella sua piccola regione, quando ci sono processi di questo genere, è prendere in giro le persone, raccontare delle bugie. Noi abbiamo bisogno di fare sistema, di fare quegli investimenti e abbiamo una serie di funzioni che debbono avere una dimensione nazionale. La scuola,
Del resto la sanità, che abbiamo visto che è stata, oggi è divisa la sanità, perché è stata fatta una riforma della Costituzione, secondo me sbagliata, del titolo quinto, e sotto gli occhi di tutti, la pandemia non deve insegnare nulla. Noi abbiamo 21 sistemi sanitari diversi a seconda della regione in cui sei. Non è meglio avere un sistema nazionale che sia in grado di garantire i diritti e le tutele a tutti? E se intendono procedere come stanno facendo adesso, anche riducendo il ruolo stesso del Parlamento, io penso che noi dovremmo utilizzare tutti gli strumenti che la democrazia ci dà in mano, fino a non escludere anche la possibilità di fare un referendum abrogativo se facessero una legge sbagliata. Questo è un diritto che i cittadini hanno. L'ammodernamento dello Stato, secondo Landini, non è frammentazione, ma sta nella coesione. Solo così si può arrivare, ad esempio, ad una vera riforma fiscale. Il Paese assiste ad una evasione da 110 miliardi ogni anno. La pressione fiscale oggi si concentra sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. È assurdo essere in un paese dove i salari sono bassi, la gente non arriva alla fine del mese e siamo il paese che ha visto aumentare i profitti e gli extra profitti senza alcun tetto e senza alcun riferimento. Sanità pubblica verso una deriva privata, ne sono convinte le organizzazioni sindacali che a Padova tornano in piazza in una staffetta per la salute. Le primo sit-in davanti alla sede dell'ULS Saeugani. Il sistema sociosanitario veneto verso la privatizzazione è il timore, se non certezza, per i sindacati che a Padova tornano a scendere in strada. Chiediamo inoltre, come CGIL e CISL e UIL di Padova, la salvaguardia della tenuta del sistema sociale e un impegno a coprire e neutralizzare l'aumento delle rette di residenza per gli anziani. Ma quello che possiamo dire con certezza è che lo scivolamento verso una dimensione di carattere privato è acclarato, è chiaro, è certo, e questo a noi preoccupa tantissimo, per tanti motivi. Prima, perché ancora una volta crea un meccanismo per cui chi può se la paga e chi non può non si cura. Parte così davanti alla sede dell'USL 6 Ugana con una staffetta della sanità a tutela e rafforzamento del sistema sociosanitario pubblico, sventolando le bandiere delle sigle sindacali, si dispensano volantini ai frettolosi utenti che entrano o escono dalla sede dell'unità sociosanitaria locale. Noi chiediamo alla cittadinanza di starci vicino per tentare di accompagnare le nostre richieste, che credo siano oggi fondamentali per una sanità di qualità. Qualità che spiegano vuol dire implementazione del personale medico, infermieristico, OSE, quello tecnico di laboratorio, che significa tornare ad investire sulla prevenzione, sull'assistenza domiciliare integrata, che punta a ridurre le liste d'attesa i cui tempi sono diventati intollerabili. Le persone sono costrette, se hanno soldi, a essere dirottati nella sanità privata oppure smettono di curarsi. Padova, la prima tappa di questa staffetta che vedrà sit-in davanti agli ospedali e alle case di riposo del Padovano e dell'Alta della Bassa, un'onda nelle intenzioni che si espanderà anche nelle altre province del Veneto. Sono raddoppiate le locazioni turistiche nella nostra regione, gli appartamenti nei privati sono oltre 45.000, record a Venezia ma anche a Verona e sul litorale. La regione è contraria però al numero minimo di due notti per gli affitti brevi. Sentiamo. Fare decreti di legge così anche sull'onda dell'entusiasmo rischia di creare danni al settore, magari anche incalcolati. Locazioni turistiche, il caos è dietro l'angolo e la nuova norma che la ministra Santanchè vorrebbe varare, più che mettere ordine, rischia di peggiorare la situazione, ne sono convinte le regioni, compreso il Veneto. Servono studi attenti e numeri precisi, dicono, e così le regioni frenano e fanno dei distinguo. No ad un codice identificativo nazionale, c'è già quello regionale che in Veneto registra 45.000 locazioni turistiche dichiarate e che ha fatto emergere il sommerso con picchi di iscrizioni raddoppiate. Un codice nazionale sarebbe un doppione, una sovrapposizione a quello già esistente di difficile controllo. Basterebbe semplicemente che il governo dicesse: raccogliamo le istanze delle regioni, quindi i codici regionali delle regioni, lo introduciamo nel nostro database, facciamo un link di confronto e del gioco è fatto. Non serve abolire i codici regionali e costruirne uno di nazionale. Per non parlare dei dati statistici sulle effettive presenze che rischierebbero di andare perduti, ma l'oggetto del contendere che fa discutere è l'introduzione del minimo di due giorni per una locazione turistica, ma spiega l'assessore Caner, la questione non è di un minimo piuttosto di un massimo di giorni.
Il problema non è il numero di notti minime, ma il numero di notti massime, cioè il tema che ci pongono i sindaci, le associazioni di categoria, è quello di limitare il numero massimo di giorni delle locazioni turistiche. Cioè voglio dire, non poter fare 365 giorni all'anno, ma che ne so, fare 200 giorni all'anno. In Veneto, con le sue 73 milioni di presenze turistiche all'anno, le locazioni turistiche diventano una boccata d'ossigeno per l'accoglienza che altrimenti andrebbe in affanno. Basti pensare alle sole zone balneari. Limitazioni o eventuali stop alle locazioni turistiche dunque andrebbero pensate su dati e studi seri. Mi sembra che il decreto di legge oggi, come è stato proposto, che è una bozza, non vada incontro a queste situazioni, ma anzi rischi di ingenerare ancora confusione. Affitto turistico che, meno soggetto a regole stringenti, si trasforma in una concorrenza sleale verso le strutture alberghiere, e poi c'è l'effetto sul mercato immobiliare, dove oggi non si trovano alloggi per studenti o famiglie, e il Veneto una proposta a riguardo l'ha fatta. Destinare una parte delle risorse raccolte anche dalla tassa di soggiorno per fare investimenti nell'edilizia residenziale pubblica o per le case alloggi per i ragazzi, in maniera da calmierare il mercato. Ora una piccola pausa, tra pochissimo torniamo in diretta parlando di Olimpiadi, il 2026 non è poi così lontano, intanto linea alla regia. Da Sergio Bassan puoi trovare tutta la gamma di trattorini e rasa erba per il tuo giardino. In pronta consegna, a prezzi incredibili. Sergio Bassan, il futuro del giardinaggio a casa tua. In mostra a Vicenza, il maestro segreto di Palladio, Raffaello, nato architetto. Fino al 9 luglio al Palladio Museum. Hai già 18 anni? Ora che puoi avere il mondo in mano, scegli il conto gratuito a portata di app. Conto Young di Volksbank. A zero spese fino ai 29 anni, per prelevare, pagare con lo smartphone, sognare. Conto Young di Volksbank, qui con te, per iniziare a pensare in grande. Prosecco Conegliano Valdobbiadene di OCG, Casatella Trivigiana DOP. Che fantastica storia racconta la nostra terra. Torniamo in diretta con il TG Veneto News. Come accennato prima della pausa pubblicitaria, parliamo di Olimpiadi 2026, si avvicinano e la provincia di Belluno vuole farsi trovare pronta sul fronte delle competenze. È stato presentato il nuovo ITS dedicato alla gestione dell'ospitalità delle aree montane per preparare dunque i futuri professionisti chiamati poi a raccontare a tutto il mondo l'incanto dolomitico. Vi ringrazio ovviamente. Preparare i futuri professionisti chiamati ad abbracciare la grande sfida delle Olimpiadi 2026. Sarà questo il cuore, la mission del nuovo percorso di alta formazione post-diploma della durata biennale, gestire l'ospitalità delle aree montane e comunicare l'eccellenza, promosso dall'ITS Academy Turismo Veneto, al via ad ottobre nella 500esca sede dell'ente camerale. 1.800 le ore di formazione previste, la metà delle quali in azienda, al 96% il tasso di occupazione in uscita, 20 posti disponibili, fra settembre e ottobre le selezioni. La montagna può vivere sia d'estate che d'inverno con il turismo e quindi c'è una potenzialità da sfruttare al 100% con professionalità, con competenza, come al giorno d'oggi lo richiede il turista e con le strutture ovviamente. L'ente camerale attraverso un apposito bando sosterrà i partecipanti per le spese destinate alla frequentazione del corso, in primo piano come detto il ruolo delle aziende, grazie alla sinergia di intenti con Confindustria Belluno Dolomiti, Confcommercio Belluno e di supporto tecnico di Able Business Unit di Certotica Group. Sarà una straordinaria opportunità anche per molti ragazzi di conoscere da dentro come funzionano le dinamiche organizzative del nostro settore, in particolare quello ricettivo alberghiero, ma non solo, anche quello extra alberghiero. Differenti gli sbocchi professionali per una realtà che ha quanto mai fame di nuove competenze. In primis l'accoglienza, e quindi parliamo di accoglienza alberghiera ma anche extra alberghiera. E poi tutto il mondo del marketing, della comunicazione e dei servizi turistici. Le agenzie di eventi, le agenzie di comunicazione, il mondo dell'intermediazione, quindi tutta la parte delle agenzie del tour operating. Un nuovo master che possa dare dunque ulteriore slancio alla magia del turismo nelle Dolomiti. Sappiamo che il valore sta qua, sta nel poter fornire le persone giuste
a un'industria e a un'attrattività del territorio che vuole competenza. Per creare nuove figure professionali che esprimano il meglio per potersi confrontare con tutto il mondo. E ora andiamo ad Abano Terme, nel Padovano, dove professori e studenti di un istituto superiore assieme hanno rimesso in ordine il giardino della propria scuola. Giardinieri volontari, dunque, per la scuola, certo, ma anche per l'ambiente. Tempo di sfalcio, di pulizia dalle erbacce lungo i muri. No, non siamo in un parco pubblico e no, non sono gli addetti ai lavori di qualche società o cooperativa, ma quelle che vedete al lavoro sono gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Alberti ad Abano Terme nel Padovano, giardinieri volontari per la scuola e per l'ambiente, iniziativa che la scuola porta avanti da 3 anni. È un progetto di educazione civica, secondo noi, oltre che ambientale. Impegna i ragazzi in attività pomeridiane, quindi extracurricolari, e soprattutto cerca di coinvolgere più classi nell'ottica di risparmiare i soldi che la scuola dovrebbe spendere per lo sfalcio dell'erba e acquistare tavoli, panchine e tutto ciò che può essere più funzionale ad arredare un parco che diventi un'aula all'aperto. E così, armati di guanti, rastrelli, scope ed altri utensili, dal 1 giugno si lavora tutti assieme per sistemare il verde dell'istituto, che è in capo all'ente provincia. Il sentirsi la propria scuola un pochettino anche come un pezzo di casa propria in cui bisogna portare rispetto, bisogna dare una mano per migliorarla. Un'attività che va oltre il concetto di extracurricolare, che rende tangibile l'amore e il rispetto che studenti e docenti nutrono nei confronti della loro scuola. Per altro tipo di interventi strutturali, invece, la parola passa alla provincia. Certo, da un punto di vista edilizio, i miglioramenti sono in capo alla provincia e quindi noi siamo venuti a rappresentare la vicinanza all'esperienza, ma anche a dire che faremo di tutto per migliorare ulteriormente questa scuola, come miglioreremo le altre scuole padovane. E verrà ripetuta anche il prossimo anno l'iniziativa che vuole valorizzare le antiche tradizioni del Monte Baldo attraverso la conoscenza, ma anche la condivisione delle attività agricole che vengono tramandate di generazione in generazione. E dunque si rinnova il rito della transumanza tra i sentieri, però anche tanti turisti. È una tradizione antica quanto l'allevamento, quella che tra fine maggio e inizio giugno fa portare le mandrie di bovini all'alpeggio sui pascoli più alti. La transumanza inizia con il posizionamento di campanacci al collo dei bovini, una tradizione che ha anche fini pratici come quello di tenere lontani i predatori, mantenere compatta la mandria ed eventualmente far ritrovare i capi che dovessero allontanarsi. Un tempo il trasferimento avveniva dagli allevamenti della pianura e la transumanza durava giorni interi. Ora lo spostamento per l'alpeggio è solo una variazione di quota. Le vacche sono arrivate, penso, sul Baldo nei primi del 1900, perché prima si dice che c'erano solo greggi di pecore, però non avevano una mandria fissa, cioè non avevano la stalla. Andavano più a fare l'alpeggio in montagna e poi si abbassavano nelle basse per fare i pascoli invernali. Già da qualche anno i frequentatori del Monte Baldo erano interessati alla transumanza, tanto da aggregarsi alla camminata verso le malghe in quota. Così a San Geno di Montagna, su iniziativa della Casara del Baldo, le aziende agricole Campagnari e Bonafini hanno deciso di trasformare il trasferimento delle mandrie in un evento pubblico. Sfidando la pioggia di questi giorni, gli appassionati turisti hanno accompagnato gli allevatori da Prada a Malga Naole, 8,5 km per un dislivello di 1000 metri. Con loro il centinaio di capi che passerà tutta l'estate sui verdi pascoli a circa 2000 metri. La camminata tra i sentieri e le malghe si è conclusa con una degustazione dei prodotti locali e un momento di festa. Un esperimento che a San Geno di Montagna vuole diventare un appuntamento annuale aperto a tutti. L'alpeggio, come vuole la consuetudine secolare, termina il 29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, ed è sulla via del ritorno che le mandrie si fermano a Prada per la Fiera del Bestiame. E con questo è tutto per il TG Veneto News. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale
E da parte mia l'augurio di una buona continuazione, ovviamente con i programmi delle nostre reti. Arrivederci. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. FIAIP Veneto, il punto di riferimento per il settore immobiliare.